una qualità oscena, perché sono ad Amsterdam e praticamente mi sono scordata la macchinetta fotografica a Roma. Quindi sì, cioè una cosa devo ricordarmi, l'ho scordata. Quindi sì, sto facendo un video col telefono. Questo è un tutorial su come buttare i soldi da Primark. Oh no, è una haul. E adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Prima di tutto ho preso delle cuffie. Sono delle cuffie pelose. Cioè, vedete, come quei cosi che vi mettete qua per riscaldarvi le orecchie. Perché ce l'avevo certi leopardati bellissimi. Però tipo, quando mi mettevo le cuffiette mi facevano male, perché mi spingono, quindi mi entrano le cuffiette nel cervello. E quindi invece, cioè, se questo fa la musica, top. Poi ho preso questi calzini con le orecchie. Cioè, guardate che ride. Proprio bunny. Poi ho preso due paia di calze, che sono questi, che sembrano tipo che sono un po' rotte, però in realtà sono fatte apposta. Quindi quando ti oddio ti sei smagliata la calza, e tu dici, ma non è vero. Poi ho preso anche queste qui, che sono tipo nere fino a una certa, e poi diventano così a righe, non lo so, mi piacevano. Queste cose non è che non faccio vedere. Poi che cazzo è questo? Ah, tre paia di calze a 4 euro. Mi sembrava un affare che dovevo assolutamente cogliere al volo. Allora ragazzi, l'ho preso, lo tocco. Questi che sono tipo degli adesivi per la faccia, perché ero presa dall'euforia, ho detto ma sì, prendiamo pure questo, un giorno me li faccio, non li farò mai, oppure se li faccio me li farò dopo 2 secondi, però mi piace. Guardate, gli hanno pure messi male, non ho capito se prendete, devi metterteli nell'occhio. No, non penso, penso che te li devi mettere qua sotto dentro. Ma secondo me si è spostato. Ma che, lo devi mettere nell'occhio qua. Applicazione: staccare delicatamente e applicare su unghie o pelle. Ammazza che unghie, eh. Su pelle asciutte in una posizione desiderata. Ne metto su naso. Per rimuovere è sufficiente staccare e smaltire. Che dito, da fuoco. Poi ho preso 1000 maschere per la faccia, perché la mia faccia è così impura. Ho preso questa che ha le fragole, questa che ha i sali minerali. No, al mar morto. I minerali. Vedi che si muove. Cosa? L'ho premuto qui, sceso un po' di più, vedi? Fa vedere. Ecco ragazzi, Valeria ha risolto il dubbio. È un po' meglio, no? Un po' meglio, sì, vedete? Bella. Amici, domani me lo uso. Vabbè, questi sono i sali del mar morto. Questo è all'acido ianuronico, che dovrebbe essere quello che ti tira tutta la faccia, se non sbaglio. E questa è una maschera peel off arcobaleno, che dice che illumina la faccia. Voglio scintillare quest'inverno. Poi ho preso questi molto natalizi, perché mi serviranno per una cosa natalizia che sto facendo. Ovviamente saprete, non è una song, no. Bellissimi, cioè sono tipo glitterati così a forma di cuore e di candy cane, visto che mi piacciono un sacco i candy cane. Peccato non abbaino. Questi sono dei glitter body gel. Penso che tu fai così e te lascio tutti i brillantini. Che bello, amici, che spargo tutto e divento Edward Cullen parte seconda. Poi qui ci sono, vabbè, reggiseni che non sto qui a farti vedere comunque. Un'altra busta. Allora, questo che è un maglione, cioè non so se è un maglione, ragazzi, non lo so. Comunque questo coso qua, ed è tutto così morbidissimo, e ce n'è rimasto solo uno taglia M, quindi ho preso, perché sennò c'era tipo rosino, no, sennò no, c'era tipo verdino, beige, vabbè, dei colori osceni. Ho visto questo, fatto mio, e l'ho preso. Ah, ho preso queste scarpe, che raga, mi dispiace, lo so che tutti le odiano, ma le scarpe di Goku, ma che schifo, non puoi uscire con le ciabatte. Sono comodissime, quindi anche quest'inverno. Poi ammazza quanto sono rinforzose, cioè pesano una cifra. Senti. Oddio, ma stava a cadere la mia luce, ovvero l'iPad. Hanno una buona gomma. Secondo te si può masticare oppure cancellare? Poi ho preso questa maglietta oscena, cioè veramente orrenda, perché costava 1 euro. Allora ho fatto sì, vestiti della palestra, perché non so voi, ma i vestiti della palestra costano una cifra. Quindi cioè io utilizzo magliette di merda, quindi questa è perfetta, insomma. Poi ho preso un'altra maschera, vabbè. E infine questa maglietta con David Hasselhoff. Cioè una felpa, vabbè, è bellissima comunque. Niente, c'è cioè David Hasselhoff qua, un bonaccione. E andateci piano laggiù. E quindi niente, questi erano i miei acquisti da Primark. Già che ci sono, vi faccio vedere cos'altro ho comperato. È la caramella che ti fa esplodere il cervello. Ho perso la caramella che fa esplodere il cervello. Ti hanno rubato i tizi che ordinano qua. Dai, la caramella che mi fa esplodere il cervello. Sono stata derubata. Allora, poi ho comprato 1000 stronzatine. Cioè, io ero andata alla cassa solo con questo, e poi sono uscita con 2 pacchi di Skittles, 6 pacchi di lecca lecca tipo piede frizzante, che buoni, fruttella con gusti strani, una tanica di gomma, non ho capito, c'è una gomma da masticare, però c'è una polvere, cioè non capisco. Le poudre acidulé. Ah, poi questa che è una caramella che dicono che fa esplodere il cervello. Vedete, c'è tipo come se fosse la terra, ovviamente nei libri di scienze ci stanno la terra in sezione, vedi? Tipo, questo è il nucleo, questa è la placenta, non la placenta, la... Sì, la placenta. Dai, questo io... La crosta terrestre. La crocchia.
schifo, ogni volta mi viene troppo schifo, mi sono crosta, cioè, c'era la pigmea, come che cazzo? Dai, c'è un nome tipo... Esosfera, termosfera, no, questo è qui sopra. Nucleo esterno, nucleo interno. No. Vabbè, regà, non lo so, se qualcuno sa me lo dica. Vabbè, ma che si è preso gli Oreo. Gli Oreo fini, molto magri. Poi gli Oreo quelli senza cioccolato. Gli Oreo che stanno di brownie. Che ne dici, una recensione? Buoni. Poi, visto che come prima vi ho detto mi piacciono i candy cane, ne ho preso uno enorme. Questo è di 500 grammi. Non so come me lo porterò in valigia. E quindi sì, cioè, regà, un candy cane enorme. Come c'è a non prenderlo? Mi ha praticamente detto comprami. Poi ho preso questa bottiglia d'acqua. Ed è una bottiglia d'acqua rosa. E non lo so, mi piaceva perché è rosa. E infine l'ultima cosa che ho preso, ma non per importanza, è... Questo l'ho preso da H&M ed è un kimono di Nicki Minaj. Cioè, regà, io appena l'ho visto mi sono innamorata. Tutto bia. Cioè, c'ha le maniche così, è fichissimo. Ma regà, dietro un ventaglio di soldi. Nicki Minaj ha capito tutto. Tutto. Magari si è comprato le peotte a forma di squalo. Ma si apre la bocca? Sì. Un po' grande. Vabbè raga, niente, queste erano tutte le mie spese assolutamente giustificate. Cioè, avevo bisogno di tutto questo, no? Soprattutto il kimono di Nicki Minaj e di questo candy cane enorme. Questi erano i miei acquisti, scusate per la qualità, ma tanto la qualità sono io. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!